Ok, siamo pronti. Buonasera, benvenuti a tutti. È inutile dire che mi sarebbe piaciuto poter svolgere questo incontro in presenza, magari direttamente nella nostra sala consiliare, ma non c'è possibile purtroppo per i motivi che conoscete. Ringrazio però la disponibilità dell'ingegner Ciccarone e dell'ingegner Bergani dello studio TRM per la possibilità che ci danno di conoscere meglio il progetto della rotonda delle cinque frecce, perché come vedete i lavori sono partiti, ormai stiamo ufficialmente ballando. Ringrazio anche lo studio TRM, che è lo studio per il quale i due ingegneri che sono qui con noi questa sera lavorano, perché ha accettato la sfida qualche mese fa che gli è stata posta dalla nostra amministrazione comunale di realizzare un'opera così importante e in così poco tempo, in particolar modo di pensarla, di programmarla e poi di progettarla. Come sapete è un'opera straordinaria per la nostra città, il quadro economico è di 500.000 euro, quindi mezzo milione di euro per una rotonda così importante, così strana, così grande, con cinque braccia. Dopo sui termini tecnici è meglio che si esprimano loro piuttosto che me, e che però andrà a cambiare significativamente, probabilmente per molti, la quotidianità. Non dobbiamo aspettarci che risolva tutti i problemi di traffico di Besana, che renda tutto la zona delle cinque frecce fluida, però sicuramente tutte le simulazioni ci dicono che avremo dei percorsi più veloci, anche quando abbiamo le ore di punta e ci sono più macchine davanti a noi in coda al semaforo, ad esempio, ci sarà ancora un po' di coda, ma quantomeno sarà scorrevole e ci avvicineremo sempre più alla rotonda per poi scogliere via. Ma soprattutto nei momenti più tranquilli, invece, non dovremo arrivare ad attendere al semaforo, anche ad incrocio disimpegnato e vuoto, che diventi verde, ma avremo la possibilità di scorrere velocemente attraverso la rotonda. È un'opera davvero importante per la nostra città ed è giusto e doveroso che noi la si presenti per bene ai besanesi, così che possano vederla crescere nei prossimi mesi e poi possano comprenderne anche prima meglio lo sforzo progettuale che c'è stato prima, anche perché ci sono alcune particolarità che meritano di essere osservate prima. Mi sembrava doveroso presentarla, ecco. Quindi lascio subito la parola per non perdere tempo, non so se inizia l'ingegner Ciccarone o l'ingegner Bergani. Come vedete, l'ingegner Ciccarone e io non condividiamo lo stesso parrucchiere, fortunato lui, serviva una testa così per progettare la rotonda, io non sarei mai riuscito. Quindi ingegner, battute a parte. Perfetto, grazie sindaco. Buonasera a tutti, grazie per l'introduzione. Allora, ci siamo apprestati alla progettazione di questa intersezione che, come diceva il sindaco, è stato un bellissimo esercizio. È stato un bel esercizio perché ci ha permesso di individuare prima le criticità, quelle basilari, quelle base che sono alla base di tutti gli interventi viabilistici, quindi le criticità che hanno fatto sorgere la necessità di questo intervento, quindi problematiche relative al traffico e alla sicurezza stradale. Andando avanti poi sono venute fuori anche ulteriori cose che potevano essere messe a posto, per cui da cosa nasce cosa, e sono state sistemate a catena tante criticità in più. L'area di intervento è nota, le criticità rilevate si sono mosse sotto diversi aspetti, quindi principalmente quello che era cardine, dicevamo, quello degli aspetti viabilistici e di sicurezza legati poi anche al rischio di incidenti, ma non solo. Quando parliamo di aspetti viabilistici parliamo delle criticità legate alla difficoltà di spostarsi da un punto all'altro della città, o dalla difficoltà magari di uscire dal comune di Besana in Brianza. Quindi gli aspetti viabilistici sono accodamenti alle intersezioni in determinate fasce di orarie, bassa sicurezza per manovre di accesso dalle aree private in adiacenza all'intersezione, si pensi al parcheggio di un ristorante, di un'edicola che ci sono all'interno dell'intersezione, è una cosa critica che viene messa in sicurezza con l'intervento. I percorsi pedonali con approdi in aree non sempre sicure, non sempre adatti ad accogliere i pedoni,
nonché poi l'abbattimento di barriere architettoniche. Come dicevamo, ci sono degli aspetti aggiuntivi che sono venuti fuori, sono stati affrontati e risolti durante la progettazione, e da qui anche il bel esercizio per il progettista, legati alla regimentazione delle acque e quindi al perseguimento di quelli che sono gli indirizzi e gli ideali del regolamento di invarianza idraulica ed idrologica della regione Lombardia, e quindi atti a mitigare il rischio idrogeologico della zona, dell'area, e una sistemazione delle reti impiantistiche di illuminazione ed elettrica. I soggetti coinvolti sono stati numerosi: il comune di Besana in Brianza in primis, la provincia di Monza e Brianza, che è il soggetto preposto alla concessione poi delle necessarie autorizzazioni per intervenire sulla strada provinciale, i soggetti privati confinanti, gli enti gestori di servizi e distribuzione e Brianza Acque per interferenze con cantieri preesistenti e per coordinamento delle attività progettuali previste, e noi progettisti. Dal confronto con gli enti, e in particolare col comune con la provincia di Monza Brianza, è emersa la necessità di redazione di uno studio viabilistico che andasse a dimostrare nei fatti che la soluzione proposta era davvero migliorativa. Ovviamente per redigere questo studio è stato necessario affrontare una serie di indagini che sono state concordate con gli enti, proprio perché siamo in una fattispecie che non è perfettamente normata, per cui quali sono le fasce orarie da indagare e le giornate della settimana da indagare sono state oggetto di discussione con la provincia di Monza Brianza, e dai rilievi e dalle lavorazioni effettuate e dalle successive integrazioni resesi necessaria alla riapertura delle scuole a settembre, abbiamo tirato fuori quali erano le fasce orarie e i momenti della settimana più critici su cui andare a calibrare le verifiche dello stato di fatto e degli scenari di progetto. È venuto quindi fuori, qui lo vediamo in una slide grafica di più facile intuizione, quali erano i carichi dei vari rami assi stradali e quali erano le lunghezze delle code. Questo è un po' un disegnino, se vogliamo, per dare un'idea di quello che è stato rilevato. Quindi questi numeri sono stati elaborati, sono stati visti quali erano i dati numerici legati a questi numeri rilevati, e sono state poi fatte le stesse simulazioni con lo scenario di intervento proposto, che è questa bella rotatoria che vediamo qui disegnata, che si proponeva appunto di risolvere quelle criticità che abbiamo elencato prima. Lo studio cosa ha fatto? Ha quindi indagato, sia relativamente all'ora di punta della mattina che dalla sera, ha indagato cosa succede nello stato di fatto, che è questa prima parte a sinistra che vediamo nelle due tabelline, ed è andata a stimare qual è il livello di servizio dell'intersezione oggi, andando a fare una media ponderata tra i livelli di servizio dei rami che ci arrivano. Il livello di servizio ottimale, il migliore, è un livello di servizio A, andando verso B, C, D, E, F, il livello di servizio si abbassa, quindi le code aumentano, le lunghezze delle code aumentano e i tempi per impegnare, per correre l'intersezione aumentano. Vediamo che partivamo da una situazione, nella situazione più sfavorevole, quindi quella della mattina, di una permanenza media di 68 secondi, di un perditempo medio, di 68 secondi nell'intersezione, e delle code che nei vari rami oscillavano tra i 20 e i 320 metri medi, o anche di più se si va a prendere i valori massimi. Abbiamo quindi indagato un primo scenario di intervento proposto che portava a un livello di servizio B per la mattina e B per la sera. Poi la provincia di Monza Brianza ha chiesto delle modifiche legate alla sicurezza, legata a fattori importanti di sicurezza, che hanno mantenuto un livello di servizio C praticamente identico al B, avendo pochissimi, due soli secondi permanenza in più nell'intersezione, quindi un livello C per la mattina, un livello B per la sera. Vedremo poi più avanti qual è questa modifica legata a importanti fattori di sicurezza che ha richiesto la provincia di Monza Brianza.
Queste simulazioni sono state ulteriormente incrementate da stress test concordati con la provincia di Monza Brianza, che hanno rilevato che anche in funzione di abnormi aumenti di traffico oggi non prevedibili, la nuova situazione di progetto funzionerebbe ancora, anche se magari andrebbe in crisi, funzionerebbe ancora molto meglio nella situazione attuale. Quindi questo dal punto di vista, queste simulazioni ci dicono che dal punto di vista del traffico, quindi di funzionamento modellistico, l'intersezione funziona meglio. Andiamo a vedere quella proposta, andiamo a vedere poi dal punto di vista geometrico e di quello che poi fisicamente viene realizzato, che altri risvolti abbiamo. Allora, regolarizziamo i percorsi pedonali, abbattiamo le barriere architettoniche, per cui avremo che manterremo i percorsi pedonali oggi previsti, per cui c'è un attraversamento pedonale lungo la via Garibaldi, viene messo in sicurezza sia con la realizzazione degli scivoli per abbattimento barriere architettoniche, sia con l'illuminazione specifica, con illuminamenti verticali per gli attraversamenti pedonali, oltre alla segnalazione luminosa della presenza dell'attraversamento. Stessa cosa accade sulla via Vittorio Emanuele, col percorso che continua verso la via Kennedy, seguendo circa l'andamento attuale, che viene leggermente rimodulato per far spazio alla rotatoria, garantendo poi un attraversamento pedonale, che era quello più critico lungo la via Kennedy, protetto. Quando diciamo protetto, diciamo protetto tra isole salvagente, per cui devo attraversare, guardo da un lato, arrivo a metà, se sono tranquillo vado ancora avanti, altrimenti se arriva una macchina all'improvviso sono ancora protetto dall'isola spartitraffico. E approdo in un'area sicura dedicata ai pedoni, quindi non approdo più davanti alla sbarra che mi regolamenta un carraio, l'accesso a un parcheggio, e proseguo lungo un percorso pedonale che, grazie anche alla messa a disposizione di aree, da parte di altri soggetti, permette di approdare sul percorso pedonale esistente. Altri aspetti che sono stati gestiti con le geometrie di progetto sono la garanzia che tutte le manovre da parte dei mezzi sono funzionanti e garantite. Scorrendo le slide più avanti vedremo delle manovre, proprio le simulazioni, dove si vede che un mezzo pesante che arriva a percorrere l'intersezione riesce ad andare dappertutto, a meno che una manovra, quella che dicevamo essere la richiesta fatta dalla provincia di Monza e Brianza per questioni di sicurezza. Qual è? Vediamo che arrivando dalla via Puccini, oggi cosa faccio? Lo vediamo meglio nella slide successiva. Allora, arrivando dalla via Puccini, oggi percorro, sto a destra e giro, il mezzo pesante invade in contromano e poi si rimette sulla sua corsia. Questo si può fare perché c'è la striscia di arresto del semaforo che garantisce che i mezzi in contromano si fermino in una posizione tale da non provocare incidenti. Questa è comunque una situazione critica che viene gestita, ma è comunque rischiosa. Con la realizzazione della rotatoria andiamo a eliminare questo rischio e non possiamo permettere di invadere in contromano in quella manovra, ma i pochi mezzi pesanti, perché sono davvero pochi, che percorrono questa manovra, dovranno percorrere l'intero anello rotatorio e andare a destra, facendo una sorta di svolta a destra in diretta, quindi andando a sinistra per girare a destra. Questa manovra viene obbligata a tutti i veicoli, poiché secondo la provincia di Monza Brianza non era possibile, tutta la segnaletica verticale che avevamo proposto e studiato insieme non era efficace al fine di garantire la distinzione tra tipologie di mezzi. Quindi andare a dare l'obbligo, il divieto di svolta a destra solo a una tipologia di mezzo poteva non essere efficace ed era pericolosa. Andando avanti, sono stati ridotti i punti di conflitto dei veicoli che impegnano l'intersezione, per cui il mezzo che mi entra e esce dal parcheggio che si trova qui in basso non approda più all'interno di un'intersezione come prima, non sapendo qual era la fase semaforica in corso. Adesso approda e prima di entrare in rotatoria sa che deve guardare a sinistra e gestire le normali precedenze.
Sono state ottimizzate delle reti impiantistiche di illuminazione e smaltimento acque, oltre a delle predisposizioni per interramento reti. Un elemento importante, sempre richiesto ma necessario con la provincia di Monza e Brianza, è stato prevedere questa apertura all'interno dell'isola centrale della rotatoria per il transito, quando se ne verificasse la necessità, dei mezzi di trasporto eccezionale, che venendo da Monticello, direzione Carate, dovranno necessariamente tagliare la rotatoria. Per questo questa apertura che si rende carrabile, si rende percorribile mediante la rimozione di segnaletica verticale realizzata con determinati attacchi atti a rimuoversi al momento opportuno. Vediamo adesso infatti le slide con le manovre di tutti i mezzi che sono garantite, e questa proprio quella, questa in basso a destra, quella del mezzo che taglia la rotatoria in condizioni di totale sicurezza. Questa è la segnaletica prevista per l'intervento. Questa segnaletica, come sempre nei cantieri stradali, potrebbe subire delle migliorie in fase di realizzazione, perché sul posto poi, quando la si va a realizzare, si realizzano, si verificano sempre quali sono delle possibili migliorie. Questi delineatori modulari di curva, quindi questi cartelli, queste frecce bianche su sfondo nero, sono proprio quei cartelli amovibili che, dicevamo, potranno essere rimossi quando ci saranno i trasporti eccezionali. Sull'intera asse area di intersezione viene realizzato un impianto di illuminazione omogeneo che va a uniformare gli illuminamenti dappertutto, oltre alla realizzazione di attraversamenti pedonali, come dicevamo, dedicati, e in più vengono realizzate delle serie di tubazioni atte a prevenire quella fastidiosa rottura delle pavimentazioni subito dopo la realizzazione di un nuovo intervento, per cui lì dove è distribuzione dovrà continuare operazioni di interramento, implementazione della linea o qualche altro ente ne avrà bisogno, è stata prevista una fitta rete di tubazioni che vada a scongiurare i futuri scavi e demolizioni. Vediamo qui dei particolari costruttivi dei proiettori per l'illuminazione che sarà LED, quindi anche a basso consumo energetico, il particolare dell'attraversamento pedonale che sarà sì illuminato che segnalato, oltre ad altri dettagli costruttivi. E l'altro aspetto importante è la rete di smaltimento acque. Allora, siamo in un territorio che è comunque soggetto a rischio idraulico. La strada in direzione Carate-Brianza raccoglie le acque che defluiscono da tutte le superfici impermeabilizzate, e non è raro trovare attraversando la strada quasi dei ruscelli, dei fronti d'acqua che tagliano la strada anche in periodi lontani dalle piogge, delle volte, proprio perché l'acqua viene raccolta dai tetti delle case, dalle superfici delle strade, canalizzata, ma poi quei canali, come dire, rilasciano l'acqua lentamente, anche col rischio delle volte di andare a saturare i terreni, anche con possibili smottamenti. Noi ovviamente non possiamo risolvere tutto il rischio idraulico e idrogeologico col nostro intervento, ma possiamo andare a calmierare l'impatto che l'intersezione può avere. Quindi oggi tutta quest'area riversa le acque di pioggia all'interno del canale a cielo aperto, un canale in terra, che corre lungo il lato del benzinaio sulla via Kennedy direzione Carate. Noi cosa facciamo? Non le mandiamo più lì direttamente, ma come si dice idraulicamente, laminiamo le acque, cioè cosa facciamo? Le raccogliamo con i soliti pozzetti, con le griglie, mandiamo queste acque all'interno delle tubazioni che mandano poi l'acqua in tubazioni molto più grandi, diametro di 1 metro. Queste tubazioni raccolgono, mantengono l'acqua e la rilasciano più lentamente. Questo significa laminare. Le teniamo ferme lì per un po' e le facciamo
le mandiamo al recettore finale più lentamente, quindi diminuiamo l'impatto che quest'area ha sui recettori finali, sui canali. Come dire, diamo il nostro piccolo contributo al miglioramento idraulico e idrogeologico del territorio. Andando alla fase attuale di cantiere, alle fasi di cantiere, queste, come spesso accade nella realizzazione delle rotatorie su intersezioni già esistenti, prevedono, e questa è la fase attuale in corso di realizzazione, prevedono prima la realizzazione di tutte le opere esterne, quelle marginali, e poi via via nelle fasi successive si vanno sempre a implementare le opere esterne, a fare le attività che poi prevedono anche più impatto dal punto di vista degli scavi, perché qui andremo a realizzare poi nella fase successiva proprio quelle tubazioni interrate di cui parlavamo. E superate quindi queste fasi con le, diciamo, le opere marginali esterne, arriveremo finalmente alla fase 3, dove vedrete in funzione la rotatoria nella configurazione finale, seppur ancora area di cantiere. Si andranno a realizzare ancora delle opere interne nelle isole centrali e marginali nelle aree di risulta, per poi arrivare finalmente alla ultima fase, dove si potranno effettuare le opere di completamento, di segnaletica, di finitura e di asfaltatura. In conclusione, vengono affrontati e gestiti tutti quegli aspetti critici rilevati all'inizio, e cioè vengono ridotti gli accodamenti per di tempo dell'intersezione, quindi si fa in modo che spostarsi da un punto all'altro della città non sia un'impresa, ma sia un'attività che richieda pochi minuti, si fa in modo che aumenti la sicurezza sia per le manovre e sia per la riduzione dei punti di conflitto. Vengono regolamentati i percorsi pedonali e gestiti in sicurezza anche le percorrenze dei mezzi eccezionali. Questo non è un aspetto banale, perché se non ben gestiti i mezzi eccezionali possono, quelle poche volte che percorrono la strada, possono apportare delle rotture a cordoli, marciapiedi, se non ben pianificati e progettati. E in ultimo sono stati gestiti quegli aspetti inizialmente non previsti legati alle reti impiantistiche, quindi idraulica, illuminotecnica ed elettrica. Questo è quanto, grazie per l'attenzione, se ci sono delle domande. Grazie ingegnere, io ricordo a chi sta seguendo che se vuole può farci delle domande. Approfittiamo ancora della pazienza dell'ingegner Bergani e dell'ingegner Ciccarone. Nel frattempo volevo sottolineare due dati che sono emersi durante la sua esposizione. Intanto un dato che non è stato considerato nelle analisi precedenti perché sono avvenuti troppo di recente, ma ci sono stati due incidenti, tra l'altro uno particolarmente grave proprio pochi mesi fa nella zona di Largo Libertà, meglio conosciuto come le Cinque Frecce, con la rotonda. Penso che proprio questo, che è particolarmente grave, non sarebbe accaduto, quindi l'intervento che andiamo a fare va appunto anche a migliorare la sicurezza. Tra l'altro, durante la sua esposizione è apparso chiaro come l'opera in realtà sia particolarmente più profonda, perché andiamo ad esempio a sistemare tutto ciò che riguarda le acque meteoriche, che ad oggi vanno, come si diceva prima, quell'area lì è poco impermeabilizzata, cioè molto impermeabilizzata, quindi tutta l'acqua che viene raccolta viene incanalata in questo fosso, chiamiamolo così, mi permetta di usare termini poco tecnici, che corre lungo il viale Kennedy, quindi va ad avere un impatto a valle particolarmente rilevante. Un dato importante è che l'attesa media al semaforo è di 68 secondi, giusto ingegnere, se non sbaglio, per cui pensate che ogni volta che noi arriviamo alle 5 frecce stiamo fermi al semaforo mediamente più di un minuto. Un minuto non è poco, soprattutto se consideriamo che sulla stessa asta poco prima magari ci siamo fatti anche il passaggio a livello fermi per molto più tempo. Quindi anche da questo punto di vista si punta ad abbattere il tempo di attesa e quindi a far integrare ancora di più quella zona all'interno del centro di Besana, quindi diventerà non più qualcosa da evitare, ma qualcosa che possiamo fare
più semplicemente. E infine il collegamento pedonale. Una cosa importante, per chi arriva da Montesiro, questo è importante, per evitare che i mezzi pesanti, non tutte le macchine, ma i mezzi pesanti girando verso Monticello invadano la corsia opposta, si è dovuto obtorto collo obbligare chiunque arrivi in macchina o col camion a girare intorno alla rotonda e poi andare verso Monticello. Questo è però proprio per una questione di sicurezza. Di contro però chi arriva da Montesiro, tra virgolette, passatemi il termine, ci guadagna dal punto di vista della pedonabilità, perché finalmente avrà un percorso chiaro e non dovrà più passare praticamente sulla strada della sulla parte dell'incrocio, chiamiamolo così, per arrivare in centro a Besana, perché sarà collegato meglio con un attraversamento pedonale protetto su Viale Kennedy, e anche nella zona davanti al ristorante ci sarà un'indicazione chiara. C'è una domanda che dice: per i ciclisti, che avete pensato? Non la vedo facile, visto che lo scorrimento sarà più veloce e molti, in barba alle regole, vanno in giro in gruppi affiancati. Allora, i ciclisti che su Viale Kennedy tutte le domeniche vanno in giro marciando parallelamente lo fanno contro il codice della strada. Quelli che non si fermano agli stop, ai semafori, idem con patate, quindi devono stare attenti anche loro, come staranno attenti gli automobilisti. Di rotonde è pieno il mondo e anche in questo caso dovranno rispettare il codice della strada. Chi non lo fa su rischio e pericolo. Se gli succede qualcosa è ovviamente responsabile. Tra l'altro la strada è proprio conosciuta per questo. Pensate che parlando con il presidente della provincia ho capito subito al volo quale fosse l'incrocio, perché mi dice: io in bicicletta ci passo spesso. L'altro giorno ho conosciuto il titolare dell'azienda che fa i lavori proprio in cantiere, mi dice: io conoscevo già questo incrocio perché io ci passo in bicicletta. Non so se anche lei, Ciccarone, è un ciclista, ma anche, ecco, infatti mi ricordavo perché l'ho conosciuto fuori dalla provincia, anche lui mi diceva la stessa cosa. Io sono un sportivo, quindi non passo da lì solo in macchina, io a piedi, però molti tra tutte le persone che lo stanno, anche il nostro architetto Biraghi è un ciclista e passa da lì, quindi sicuramente hanno tenuto d'occhio anche questo aspetto, perché il progettista, l'esecutore, il nostro questa è stata una domanda abbastanza importante, e il nostro architetto Biraghi sono tutti e tre ciclisti, tranne me. Come mai non si è pensato ad un sottopasso pedonale sul lato Viale Kennedy? Perché penso che se avessimo fatto, mi collega ingegnere, se avessimo pensato anche al sottopasso pedonale non bastavano 500.000 euro, ci voleva molto ma molto di più. Allora sì, sicuramente quando si parla di sottopassi, allora cambiamo l'ordine di grandezza della spesa, quindi questo è sicuramente un fattore. Non è detto che in una situazione di questo tipo possa essere realizzabile, perché comunque la realizzazione dei sottopassi pedonali oggi deve rispettare delle regole enorme tecniche di progettazione che mal si sposano con magari anche dei sottopassi che noi abbiamo in mente, che in determinate zone simili ci sono ma oggi non sarebbero più realizzabili in quel modo, perché abbiamo determinati parametri di pendenza o altro da rispettare, per cui in quest'area non è stato studiato tecnicamente, quindi, come dire, manteniamo il beneficio del dubbio, ma ritengo che la soluzione tecnica possa essere anche difficilmente ottenibile, se non espropriando tutta una serie di aree, quindi allargando di tanto il raggio d'azione. Tra l'altro io presento un sottopasso su Viale Brianza Carate in prossimità del liceo Dognocchi, che al momento, se non sbaglio, addirittura è stato chiuso per problemi anche di sicurezza, se non sbaglio, però ultimamente, secondo me, negli ultimi anni è proprio sbarrato, quindi c'è anche questo aspetto. Io attraverso spesso il provinciale di Via Rivabella con la nuova rotonda, e attraversare in quel modo, cioè praticamente affrontando una corsia alla volta, l'attraversamento risulta effettivamente un pochino più comodo. C'è un'altra domanda: a proposito di passaggi pedonali, è previsto che si possa attraversare a piedi in sicurezza anche uscendo da Via delle Rose su Viale Kennedy? Finora si sfruttava il semaforo per avere auto ferme incrociando le dita. Ecco, su questo siamo già stati investiti sia io che l'ingegner Ciccarone, ci siamo anche sentiti prima della diretta proprio per parlare di questo argomento. Non so se vuole iniziare a dire lei qualcosa, ingegnere, poi
aggiungo io. Sì, il concetto base è che è vero che abbiamo garantito e messo in sicurezza gli attraversamenti pedonali, e proprio perché li abbiamo messi in sicurezza, quello in corrispondenza di Via delle Rose non poteva essere garantito in sicurezza. Non ci sono purtroppo gli spazi fisici a meno di demolire gli edifici e quindi recuperare tanto spazio che oggi non c'è la possibilità di realizzare degli attraversamenti a norma. Lì c'è un'importante criticità dal punto di vista della visibilità da parte di chi arriva da Missaglia, Monticello, che arriva dopo una curva con degli spazi che non ci sono. Oggi non c'è neanche un marciapiede, quindi dovremmo fare un attraversamento collegando due punti che non hanno un percorso pedonale, per cui cosa dovremmo collegare? Sarebbe bello fare il percorso. Il consiglio che si può dare per percorrere in sicurezza, per arrivare in sicurezza all'intersezione, è girare facendo il giro un po' più lungo. Non ho qui adesso la stima della lunghezza, però non parliamo di 1 chilometro, parliamo probabilmente di un paio di centinaia di metri, arrivando da Via Puccini, dove ci sono i percorsi in sicurezza. Soprattutto se viene percorsa la strada con dei bambini, con dei ragazzi, a maggior ragione evitare di attraversare in quel punto. Purtroppo lo stato dei luoghi non permette di realizzarlo l'attraversamento. Esatto, le persone che mi scrivono, mi chiamano da Via delle Rose, io continuo a ripetere che la cosa migliore è arrivare in centro a Besana passando da Via Puccini, perché, come diceva giusto prima la persona che ha fatto la domanda, attraversare l'incrocio già oggi, ma anche dopo bisogna incrociare le dita perché è troppo pericoloso. Io consiglio veramente a tutti di attraversare da Via delle Rose in Via Puccini. Su questo io ho già chiesto di fare, chiede ancora ingegnere, quindi ci sarà un attraversamento da Via delle Rose su Via Puccini, lo dobbiamo realizzare, tra l'altro secondo me proprio uscendo da Via delle Rose, percorrendo pochi metri, perché prima c'è la curva, da lì in poi si può fare, però queste sono valutazioni mie, bisogna rimettersi al codice della strada, quello che ci indicano. Ci indicano lo studio TLM, se lo faremo noi in autonomia, però si va posizionato proprio per permettere agli residenti di delle Rose di arrivare in centro a Besana. Non so se ci sono altre domande, ne vedo una, dovrebbe essere comunque sempre il comune che conosce la previsione. Ah no, penso sia una risposta ad un'altra domanda. Non so se ci sono altre domande. In ogni caso vedrete nei prossimi mesi quanto tempo ci vorrà più o meno temporalmente, ingegnere. Io ho detto ottimisticamente come al solito 3 mesi, ma è un po' più lunga in realtà. Allora, 3-4 mesi di solito è un cronoprogramma congruo per la realizzazione di una rotatoria. In questo caso è un po' più lungo, poiché la gestione col traffico è particolare proprio per il numero di rami che arrivano all'interno dell'intersezione. Per cui il cronoprogramma è di circa, adesso vado, è di circa 6 mesi. Oggi c'è una fine lavori prevista, perché poi mi corregga Vergani se sbaglio, dovrebbe essere al 9 luglio, anticipabile, perché poi in questi mesi ci sono delle festività, ci sono delle interruzioni che ovviamente all'impresa vanno concesse. Per questo fa il discorso qui, e cioè perché i 5 rami non permettono di ottimizzare in tutte le fasi di cantiere gli attraversamenti veicolari. Poi speriamo anche che il tempo ci Ci aiuti, aiuti, perché certo. 2 settimane di pioggia vuol dire interrompere i lavori per 2 settimane e quindi prolungarli. Quindi di sicuro sarà un intervento importante, sarà lungo, dovremo avere pazienza quando avremo dei rallentamenti sul traffico, perché per fare ordine bisogna fare disordine, quindi bisogna portare un po' di pazienza per un po' di mesi per poi avere un'agevolazione. Più tardi. C'è una persona che chiede se parliamo delle 5 frecce. Sì, sì, stiamo parlando delle 5 frecce. Non so se ci sono altre domande, altrimenti possiamo liberare
le due persone che ci stanno permettendo di conoscere meglio il progetto e che sinceramente, questo devo riconoscerlo, hanno accettato la sfida. Quando gli abbiamo chiesto se fossero disponibili, anche noi non eravamo così certi che potessero rispondere positivamente, perché è un'opera talmente importante che va bisogno di una progettazione davvero lunga, però hanno lavorato tantissimo. Devo ringraziare anche il nostro ufficio, perché per permettere l'espletamento della gara, l'istruzione della gara e l'espletamento, come molti sanno, in realtà hanno alternato le loro ferie e l'ufficio non ha mai chiuso nemmeno ad agosto, perché altrimenti non saremmo riusciti a portare a casa il risultato. Mi sono dimenticato prima, chiedo scusa, perché l'ufficio tecnico, l'ufficio lavori pubblici ha davvero corso per fare le gare. Le gare sono state fatte internamente, non sono state affidate dal comune a soggetti terzi. La gara è stata fatta dal nostro ufficio, tra l'altro insieme a quella di Via delle Rimembranze, più o meno come tempi, quindi abbiamo fatto gare per 900.000 euro in pochissimo tempo. Non so se in passato una cosa del genere sia mai successa, quindi uno sforzo di tutti. I lavori anche per Via delle Rimembranze, lo dico, non sono finiti, l'aria ancora cantiere, ho sentito il progettista e diceva che ripartiranno i lavori per inizio aprile per arrivare poi a una conclusione nel giro di breve, però bisogna anche lì finire di mettere il tappetino, l'area d'urbano, perché in questo momento, come ci si accorge passando, c'è solo il fondo ed è ancora un'area cantiere. Quindi siamo in un momento di grande rinnovamento della nostra città, speriamo di poter proseguire su questa strada. Magari il Cicalone ci sentiamo anche per un'altra idea che abbiamo in mente, visto che siete stati così lucidamente folli da seguirci in questa cosa. Bene. Va bene, non ci sono altre domande di lei, quindi possiamo fermarci qui. Io vi ringrazio ancora per la vostra disponibilità, per la presentazione che avete preparato per noi e per aver risposto alle domande dei nostri cittadini. E spero di rivedervi di persona presto e sicuramente poi quando sarà il momento di inaugurare la rotonda. Grazie ancora e buonasera a tutti. Grazie, un saluto a tutti. Grazie. Buonasera.